al rischio sismico, perché siamo terra bella ma pericolosa. E visto che ci siamo, sistemala sta povera terra mia, sempre a rischio idrogeologico. Fa che la gente capisca quanto è gratificante dare amore a queste zolle ricche di sangue e sudore. Fa che tutelino la loro madre e che tutelino anche il proprio mare, così selvaggio e bello. Che costruiscano dei depuratori decenti e non quei mosaici stile Richard Ginori, e che la smettano di inseguire la chimera del lungomare stile Rimini, e rispettino la peculiarità della mia terra, così com'è, selvaggia, bella, libera, indomita, salvaguardandone l'immenso e prezioso patrimonio artistico, culturale, paesaggistico. Ti prego, fallo. Insomma, lo so che ti chiedo tanto, ma sono calabrese e tenia capo tosta. Quindi mi spingo oltre e ti chiedo di far cessare l'abusivismo edilizio. Così. Lo sfruttamento del territorio, le discariche mortali, il silenzio omertoso dei politici di fronte allo scempio dei rifiuti tossici. Insomma, vedi quello che devi fare. Il prossimo anno ti scrivo dal carcere di Siano. Se mi vuoi bene e ti ricordi le letterine strappalacrime che ti scrivevo, fammi un altro regalo se puoi. Fa che le donne della mia terra non debbano più morire per mano dei mafiosi o dei loro compagni, che i nostri figli non muoiano per la mala sanità, che i giovani non sfuggano nei treni della speranza, che nessuno si compri i voti per 30 denari o 25 euro. Che non si debba pagare il pizzo magari, che nessuno usi i soldi della mia terra per comprarsi le ville, i macchinoni. Lo so, chiedo troppo, non dire nulla, ho capito. Tuttavia, ascolta, posso chiederti su un solo regalo che permetterà a ciò che ho scritto di realizzarsi? Sì? Grazie. Allora, fa che ogni uomo e ogni donna di questa terra prenda coscienza che cambiare si può, se lo si vuole davvero. Fa che sogni una Calabria migliore, si attivi per realizzare questo sogno, che lotti per ogni centimetro di questa amata terra, che sia orgoglioso di chiamarsi calabrese, che ricordi la propria storia, che alzi il capo con fierezza, che non tema di non stare al passo, ma si riappropri del lento creare di un tempo, che rida e goda di questo sogno. Una terra libera, sana, orgogliosa, meravigliosa, tutta da vivere. Grazie in anticipo, so che farai il possibile. Spero. Ti lascerò un po' di grappa e pane 'nduja al posto del latte e biscotti. Da buona calabrese. Anna. Adesso vi leggo l'ultima, che l'ha scritta quest'uomo meraviglioso che è accanto a me e che mi ha emozionata a tal punto che io non sapevo neanche che l'avesse scritta lui. Quindi questa la dedico a lui solo, però. Mai nessun frutto saprà deliziarmi di più, mai nessuno attrarmi e tentarmi. Il fico d'India, così si chiama, e non è un frutto semplice, irto di spine, alcune minuscole. Ci vuole cautela nel raccoglierlo e cautela nel toglierne la buccia. È quasi impossibile toccare il frutto con mano libera senza riempirsi di spine. Questo è il prezzo della delizia. La Calabria è come il fico d'India, bella da piangere, dura da piegare, amara, spietata, dolce e accogliente, arida e florida, luminosa e buia. Non puoi toccare la Calabria senza riempirti le mani di spine. Eppure non posso fare a meno di farlo, di pungermi e farmi male, tutto per il frutto del desiderio, la mia Calabria. Ogni giorno che esploro un angolo di Calabria, le mie mani si riempiono di spine ed il mio spirito si riempie di gioia. Potrà sembrare assurdo amare una terra al punto da farsi male, ma forse non avete mai visto una terra così come la mia.
Grazie.